Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Allora, il video di oggi è un video che non vedevo l'ora di pubblicare, in realtà, perché in questo video troverete dei consigli utili per mangiare il gelato a Roma. Infatti, condivido con voi quali sono le mie gelaterie preferite a Roma. So che è ormai ottobre, però c'è anche chi apprezza il gelato d'inverno o comunque in autunno. Le parti di video che vedrete a breve le ho registrate ad agosto. Spero che questo video vi piaccia. Prendete carta e penna per prendere appunti e che il video abbia inizio. La prima gelateria in cui vi porto è la gelateria Duse, anche nota come Da Giovanni, che si trova in via Eleonora Duse, nel quartiere Parioli. Ma ci sono altri punti vendita in altri quartieri di Roma. Se cercate su Google Maps vi appaiono tutti. Zabaglione e cioccolato fondente. Ho preso una coppetta piccola. Lo zabaglione è il gusto più buono che esista. No, non mi piace. È buonissimo, dai. Com'è? Buono. Merita. Il cioccolato fondente è spaziale, vuoi assaggiare? La seconda gelateria si chiama Gelateria dei Gracchi. Io sono andata a quella che si trova su Viale Regina Margherita. Anche questa ha vari punti vendita in diversi quartieri di Roma. Allora, una coppetta piccola con zabaglione e gianduia. Coppetta piccola, ormai avete capito che prendo sempre la coppetta piccola. Io invece sono un grande fan del cono, quando, però alla cialda, cioè quando è fatta artigianale, però buono. Anche il gianduia è buono. Che fai vedere il tuo cono? Che gusti hai preso? Ricotta e pere, yogurt e arachidi. E panna. Vi do un consiglio per un giretto a Roma, se vi va, di fare un giro diverso dal solito. Allora, venite qui da Gelamo su via Nomentana 99. Io adesso ho preso una granita, caffè e mandorla con panna. E poi ve la gustate andando al ponte Nomentano. Andiamo. Ve l'ho già fatto vedere in un vlog, però adesso ci torniamo perché magari c'è qualcuno, c'è qualche studente nuovo. Camminando, camminando si arriva a questo ponte. Ve lo ricordate? Quindi adesso ci mettiamo lì sul muretto. Eccoci, con vista Aniene ci mangiamo questa granita. Mi raccomando, se qualcuno ascolterà questo mio consiglio, che mi mandi una foto per cortesia. E così sono contenta di sapere che i miei consigli sono apprezzati. La terza gelateria si chiama La Casa del Cremolato e si trova in via di Priscilla, nella zona di Villa Ada. E quindi adesso siamo qui alla Casa del Cremolato. È una via di mezzo tra una granita e un gelato. E niente, adesso entriamo. Vabbè, faccio pistacchio e cioccolato allora. Per panna, cremolato e grazie. Allora, sembra gelato ma non è gelato. È più ghiaccioso, nel senso è un gelato granitoso. Il pistacchio pure ha un bel colore perché non è verde sparato, è verde marroncino. Perché a me di solito se vedo il pistacchio verde fluo nelle gelaterie non lo prendo mai. Non è che mi piaccia troppo il pistacchio, no. Questo a me l'ha fatto impazzire. È buono. Sapeva proprio di pistacchio. Sì.
È buono perché non è dolce, ma sa di cioccolato, sa di pistacchio. Ti sta colando tutto. La quarta gelateria si chiama Fata Morgana. Noi siamo andate a quella che si trova in Via Nemorense, ma ci sono altri punti vendita in centro. Fata Morgana è famosa per i gusti stravaganti e per le opzioni senza glutine, vegane e senza lattosio. Allora, adesso siamo alla nostra seconda tappa di oggi pomeriggio. Stiamo andando da Fata Morgana perché ho preso solo io il gelato, ho preso solo io il cremolato dalla casa del cremolato. Quindi adesso Camilla si prende un bel gelato da Fata Morgana, che è un altro dei nostri posti preferiti per il gelato a Roma. Perché fa gusti molto strani, tipo basilico. Esatto. Spero ci sia. C'era basilico? Sì. Questo verde. Basilico. E poi mi sono fatta consigliare un gusto, ovvero questo rosa, che è riso nero e petali di rosa. Bello. L'ho assaggiato e è molto buono. Basilico è il mio preferito. Il quinto posto dove avrei voluto portarvi si chiama Steccolecco, che si trova in un piccolo mercato all'aperto nel quartiere Parioli. Però per un motivo o un altro non sono mai riuscita a portarvi fisicamente lì, quindi non ho dei video lì. Comunque, ho delle foto vecchie, una foto che avevo fatto tempo fa, questa. Si tratta di gelato artigianale su stecco, quindi attenzione. Non è un ghiacciolo, è gelato artigianale su stecco. Ed è molto interessante perché innanzitutto è molto buono. Poi tutti i gusti sono senza glutine e c'è anche molta scelta tra i gusti vegani. Una menzione speciale va anche alla gelateria I Golosoni, che fa uno zabaglione spettacolare. Penso che dopo aver guardato questo vlog abbiate capito che ho una specie di ossessione per lo zabaione e in questa gelateria lo fanno buonissimo. Il punto vendita più comodo per voi, che sicuramente sarete in centro quando verrete a Roma, è quello che si trova nel quartiere Garbatella. Allora, credo che il video si concluda qui e spero che abbiate preso appunti per i consigli sulle gelaterie da provare a Roma, così quando verrete potrete provarle. E niente, grazie mille per aver guardato questo video e ci vediamo nel prossimo. Ciao!